La luce notturna è facilmente assimilata dai tartufi che la utilizzano come catalizzatore notturno, sollecitando i ricambi nutritivi che presiedono la crescita. I raggi lunari hanno una vasta gamma di spettri luminosi e molti di essi non sono ostacolati dai. Fenomeni di nuvolosità, quindi, svolgono regolarmente le loro funzioni anche col cielo coperto. In assenza di luce lunare i tartufi non riuscirebbero a metabolizzare perfettamente e andrebbero incontro a sindromi denutrizionali che si manifestano con un accrescimento stentato e ritardi di maturazione. Per questi ed altri motivi è di fondamentale importanza seguire l'andamento della luna prima di ogni uscita. Tartufi. Vi sono 4 posizioni fondamentali e 4 fasi intermedie. Luna nuova o congiunzione, o fase di novilunio luna crescente luna piena, o opposizione, o fase di plenilunio luna calante. Il termine quarto si riferisce alla posizione della luna nell'orbita attorno alla Terra, da tali 2 posizioni dalla Terra è visibile mezzo emisfero. Per un osservatore posto nell'emisfero boreale, quando la luna è crescente, la parte illuminata del disco lunare è a destra, mentre quando è calante la parte illuminata è a sinistra. Mentre nell'emisfero australe avviene il contrario, quando è crescente è illuminata la parte sinistra, quando è calante è illuminata la parte destra. La transizione da un emisfero all'altro provoca quindi il fenomeno della cosiddetta luna a barchetta. Con la luna nuova, la luna è interposta fra la Terra e il Sole, sorge al mattino e tramonta alla sera. Se si allinea in prossimità del nodo con la Terra e il Sole, si ha un'eclissi solare. Nelle quadrature o quarti, primo quarto e ultimo quarto, le semirette congiungenti la Terra con la Luna e il Sole formano un angolo di 90 gradi. Al primo quarto la Luna sorge a mezzogiorno e tramonta a mezzanotte. All'ultimo quarto sorge a mezzanotte e tramonta a mezzogiorno. Con la Luna piena la posizione della Terra è compresa tra Sole e Luna. La Luna sorge alla sera e tramonta al mattino. Se invece si allinea dietro l'ombra della Terra, si ha un'eclissi lunare. Congiunzione ed opposizione vengono denominate sizzige.